Kate Middleton ha acceso una raffica di speculazioni dopo aver sfoggiato ancora un cerotto sulla mano durante uno dei suoi recenti impegni reali. La duchessa di Cambridge è stata avvistata con un cerotto sul pollice durante un evento del Giubileo di Platino al castello di Cardiff lo scorso fine settimana. Ma non è la prima volta che viene fotografata con indosso una benda adesiva sulla mano. Nel 2019, la duchessa indossava il comune nastro di pronto soccorso durante un'apparizione all'RHS Chelsea Flower Show, e nel 2016 ne ha indossato uno mentre accompagnava la figlia di un anno, la principessa Charlotte, lontano da una funzione religiosa nel Berkshire. In un'altra occasione nel 2016, Kate è stata vista indossare un cerotto alla prima mondiale a Mayfair di A Street Cheltenham Ed Bob. I fan reali sono perplessi sul motivo per cui Kate ha bisogno delle bende rosa. La speculazione sul perché include il fatto che la duchessa è nota per essere un'appassionata cuoca che coltiva le proprie verdure, è quindi possibile che si tagli durante il taglio o il pavoneggiarsi del suo giardino. I suoi doveri di devota mamma di tre bambini vivaci possono anche indicare lo strano urto e graffio. Ma quando è stato interrogato, un portavoce di Buckingham Palace ha detto, non abbiamo commenti sull'intonaco. Nonostante Kate indossi spesso l'oggetto per la casa, i medici avvertono che potrebbe non essere il modo migliore per curare la pelle rotta, i cerotti non consentono alla pelle di respirare e l'uso di una crema idratante può essere una soluzione più efficace, affermano gli expert. Il dottor Anton Alexandrov, portavoce della Consultant Dermatologist British Skin Foundation, ha dichiarato a express.co.uk, indossare cerotti non è così utile perché la pelle non respira bene e ci vuole più tempo per guarire. Come mamma, ti lavi sempre le mani, quindi è importante idratare regolarmente. Usare una crema idratante è il modo migliore per curare un graffio.